I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. È il momento di TVB TV, il rotocalco televisivo settimanale, che non è un codice fiscale, non è una scritta sui muri, ma è un fantastico nostro stare insieme, anzi un ringraziamento a tutte voi, a tutti voi che ci seguite settimanalmente. Iniziamo come sempre con un graditissimo appuntamento dedicato alla fantastica musica degli anni 70-80, ovvero sia 70-80 allora. One who tried to break me with the body you got one bow. Did the guy say I'm alive or not alive? I will survive. Voltiamo pagina e approdiamo a un altro appuntamento dedicato alle prodezze e stranezze da tutto il mondo. Questa volta parliamo del vortice. E a proposito di vortice, si avvicina il Natale e molto bello sarebbe andare a trascorrerlo in Brasile. Pensate che in Brasile, nonostante il caldo, è uno spettacolo incredibile, con tutto un sudore, tutto un caldo, tutto un qualcosa di caliente, un albero di Natale gigantesco, pensate, un albero di Natale che galleggia in una laguna a Rio de Janeiro, quindi 85 metri di altezza per 3 milioni di luci che disegnano angeli, candele e campanelle, e proprio simboli, lo sappiamo bene, del Natale e della pace. Quindi è veramente fantastico e anche piuttosto particolare per noi che siamo abituati a vedere un Natale al freddo e al gelo. Altra notizia in giro per il mondo, in Giappone. Pensate, una cassaforte, viene da sorridere, c'è chi impazzisce per i rifiuti come a Napoli, invece una cassaforte con 500.000 euro trovata tra i rifiuti. Una cassaforte infatti è stata trovata nella spazzatura nell'est del Giappone. La scoperta è stata fatta proprio dai responsabili di un impianto di compostaggio di rifiuti. Secondo la ricostruzione, un uomo deceduto sarebbe il proprietario della cassaforte, tanto per restare in tema napoletano, trasportata fino all'impianto di smaltimento da una persona ancora da identificare, forse un amico o un parente, probabilmente all'oscuro, non sapendo di questa cosa. Quindi cose dell'altro mondo, è proprio il caso di dirlo, visto che colui che ha lasciato questo popò di denaro è scomparso. Quindi, facendo un po' una conclusione di tutta questa notizia, a Napoli c'è una puzza incredibile e un grande disagio per quanto riguarda l'immondizia. In Giappone addirittura ti trovano una cassaforte con 500.000 euro in mezzo all'immondizia. Cose veramente strane. È il momento di aprire una finestra veramente squisita dedicata alla comicità. È il momento di TVB TV Story con un amico di Campobasso, una persona di una simpatia disarmante, e lui è Antonio Mustillo con una clip, un reportage proprio di qualche tempo fa. È un momento dedicato alla risata, perché sì, lo possiamo definire il fiorello di Campobasso. Eh sì, dal Giappone al riso, possiamo dire. Il passo è breve,
E quindi, visto che Fiore, tra le altre cose, è proprio il suo mito, giovane cabarettista, Morisano è stato finalista di diversi festival internazionali, oltre che chiaramente nazionali, e in modo particolare il Festival Nazionale Ridi di Riccione. E poi la sua comicità ha trovato spazio anche in TV su Rai International. Io, scusa Claudio, vorrei fare una domanda un po' delicata, particolare alle signore, alle donne presenti in sala. Per caso avete bisogno di un ginecologo? Antonio Bustillo! Un applauso ad Antonio! Dove sei? Oh, dottore! No, questa sera è la serata proprio a tema. Poco fa Nino Taranto è con noi e con la voi. Sanità, in prima linea. Ha parlato di sanità e anche di santità all'inizio. E tu, Bustillo, di che cosa ci parli? Vedremo, vedremo. Non vedo sangue, per fortuna. No, ma neanche qualcos'altro, sono pulito. Visto che non faccio il dottore chirurgo, ma altre cose. Senti, che cosa ci vuoi far sentire oltre lo stetoscopio? Ma dopo di notare è un po' difficile, perché essendo un emergente, insomma, niente, vi dico qualcosa. È lui che fa l'applauso. Applauso di incoraggiamento per questo giovane cabarettista molisano. Qualche episodio di vita e poi c'è il personaggio ginecologo.